Il Consiglio dei Ministri ha approvato la dichiarazione dello stato d'emergenza per la crisi idrica di Palermo per la gestione dei rifiuti in Sicilia. Il governo nazionale ha deciso di nominare il presidente della regione, Nello Musumeci, commissario delegato per un anno e il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti soggetto attuatore. La decisione è stata assunta dopo il via libera del Consiglio dei Ministri dello stato d'emergenza per il settore idrico in provincia di Palermo e per rifiuti urbani in tutta l'isola. A chiederne il riconoscimento con l'attribuzione di poteri straordinari era stato proprio Musumeci lo scorso 18 gennaio nel corso dell'incontro con il premier Paolo Gentiloni. Alla base della decisione di Palazzo Chigi il contesto di criticità in atto in tutta la Sicilia nel settore dei rifiuti urbani con gravi rischi per l'ambiente, la salute e l'igiene pubblica superabile solo attraverso interventi straordinari. Oltre alla situazione di grave emergenza idrica nel territorio della città metropolitana di Palermo, interessato da un lungo periodo di siccità, il governatore sarà affiancato dal prefetto di Palermo, Antonella De Miro, e da Alberto Di Pace, già prefetto di Siracusa e Catania. Sono contento, ha detto Musumeci, che il Consiglio dei Ministri abbia aderito alla nostra richiesta di concessione di poteri straordinari per poter superare le criticità causate dal gravissimo ritardo accumulato negli anni. Di questo voglio ringraziare il premier Paolo Gentiloni, nel quale ho trovato un interlocutore attento e sensibile. Non si conoscono ancora nei dettagli le delibere, per cui bisogna attendere per capire all'interno di quale perimetro ci potremo muovere. So che sarò affiancato da due coordinatori che avranno anche una funzione di vigilanza, al di là del superamento della fase emergenziale. Comunque, la Regione si è già mossa per la programmazione ordinaria delle infrastrutture, in modo tale che al massimo fra un paio d'anni questa crisi sia solo lontano e brutto ricordo. La decisione del Governo è stata presa a seguito di diverse interlocuzioni tecniche tra la Regione siciliana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, i Ministeri dell'Ambiente per la Coesione Territoriale e le strutture dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nelle quali sono state approfondite le criticità rappresentate. Con successive ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale saranno definite le modalità operative e organizzative. Il governatore nei giorni scorsi era stato chiaro: se da Roma non dovesse arrivare il consenso per i poteri speciali sui rifiuti, ci troveremmo in serissime difficoltà, perché non avremmo più dove mettere i rifiuti. Il consenso ora è arrivato anche per l'emergenza idrica. Dal commissario per l'emergenza.